mostro il cane che me ne frega. Oggi bellissima giornata di sole qua a Napoli, anche se io non sono proprio dell'umore adatto per le mie cose personali che magari poi vi racconterò. Non è proprio un periodo bellissimo e poi insomma mi è anche da poverino il giro, quindi sono un po' schizzata. Vabbè, lasciamo stare. Non abbiamo detto niente, comunque una bellissima giornata e io già ho steso i panni, guardate. Sì, perché c'è il sole. Quindi, ecco qua, eccoli qua, guardate che bel panorama. Ho steso tutti i panni e adesso si devono asciugare. Yeah. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. No, mi voglio assolutamente preparare un bagno caldo. Non so se ve l'ho mai detto, ma io uso questo qua che è il sale rosa. Vedete, sale rosa, diciamo grosso. Faccio praticamente, lo uso non solo in cucina ma anche nella vasca da bagno, perché mi piace tantissimo appunto utilizzarlo anche come scrub, proprio buttato nell'acqua calda da bagno. È ottimo comunque per la pelle, per il corpo, a me piace tantissimo. Io questo l'ho pagato pochissimi euro, l'ho preso su Amazon. Vedete, sta scritto detossificante, fa bene, fa tanto alla bene alla pelle ma anche comunque ai muscoli, rilassante eccetera. Proprio se mai vi devo fare qualche nuova ricetta con questo qua, sale rosa, ottimo. Questi qua che sono troppo carini, che mi regalò una di voi a un incontro, mi dispiace di utilizzarli perché sono troppo belli, sono tipo dei saponi, dei burri adorabili. Infatti li ho messi qua sulla vasca, fanno troppa scena con questo centrino che mi ha fatto mamma. Sono bellissimi, mi voglia di mangiarli, ma sono da bagno, non si mangiano. Vi volevo far vedere il mio outfit, perché questa maglia è quella là con le stelline che mi avete visto nel video del burro cacao che ho caricato qualche giorno fa, che tra l'altro avete apprezzato tantissimo, sono felicissima. E questa maglietta è un nuovo acquisto, cioè tipo un maglioncino, un nuovo acquisto che ho fatto e che vi farò vedere in un prossimo video haul, ovviamente, perché dobbiamo fare un video haul. Io e mia sorella abbiamo comprato tante cose coi saldi e quindi vi farò vedere anche questa. Comunque vi do un'anticipazione che l'ho comprata da Stradivarius ed è bellissima, guardate com'è bella, c'ha tutte le stelle. È troppo carina, è molto morbida e larga, però mi piace tantissimo. Yeah. Sotto invece ho messo questi stivali, dei semplici stivaletti bassi, molto comodi, e questo leggings molto semplice, nero, così perché voglio stare comoda. Scialla. Per chi se lo chiedesse, questo non è spararsi le pose, questo è fare la cretina, è diverso, fare la cretina allo specchio. Penso che lo facciate tutte voi e se non lo fate, siete voi che avete un problema, ragazze. Scherzo, ovviamente. Beate voi che siete sani di mente. Guardate come sono belli i nuovi cuscini che mi ha fatto mia mamma. Sono super morbidosi, con i cuori super sciabbi, bellissimi. Ah, poi una cosa bella è che praticamente qua sta tutto in ordine, guardate, vi devo troppo far vedere. Praticamente un giorno ci siamo messe io e mia mamma, più mia mamma che io, devo dire la verità, abbiamo sistemato tutta la dispensa, tipo qua ho messo tutta la pasta, tutte le cose aperte. Poi qua ho messo tutte le cose di scatole, scatolame, il tonno, la salsa di pomodoro, eccetera. Poi qua sopra invece ho fatto tutto l'angolino con tutti i tè, tutte le tisane, queste qua, buone, la camomilla, per fare i biscotti, le cose per la colazione, poi c'è il cacao, tutte le cose mie bio, buone. Qua ho messo il riso, tutte queste cose qua, il couscous, la quinoa. Quest'altro lato invece ho messo tutta pasta, eccetera, che ancora non sono aperti, vedete, sono ancora chiusi. E tipo qua ho messo il burro d'arachidi, buonissimo. Qua
Anche ci sono altre cose, ma cosa, ma vi farò un video dedicato sulla mia dispensa perché veramente c'ho tantissime cose. Pranzo vi vado a fare questi qua, che sono degli hamburger di pollo che a me piacciono tantissimo e sono bio, compro al supermercato, ho già preparato la tavola. Vi farò vedere nel prossimo video cosa mangio tra qualche giorno sul mio secondo canale, un pasto appunto con questi burger. Quindi adesso non vi faccio vedere anche perché è tardissimo e ho fame, però tra qualche giorno sul mio secondo canale ve lo farò vedere. Congelato il salmone perché stasera voglio preparare una cena speciale e quindi mi sono scongelata. Io mi compro queste code di salmone belle grandi e poi me le congelo. E al momento me le scongelo perché il salmone è comunque un pesce ottimo, ragazze, perché è ricco di omega 3 omega 6, per noi donne fa benissimo, è veramente buono. Io lo adoro, lo mangio un po' di volte a settimana. Ho comprato anche un nuovo stendino perché quello si era rotto. Guardate che bella luce entra, è tutto il tramonto. Discoteca. Aspetta che ti mostro il capo che me ne frega. Ragazzi, sono appena tornata dalla palestra, sono tipo distrutta, veramente distrutta. Tra l'altro avete visto in palestra abbiamo fatto il balletto e ve l'ho messo quello là sulla canzone di Rovazzi, ci siamo divertiti troppo in palestra perché sono tante persone simpatiche che comunque cioè non solo ci alleniamo duro, però ci divertiamo anche, quindi è una cosa bellissima questa. E spero che vi abbia fatto piacere vedere il nostro balletto, è stato un momento veramente di puro divertimento. Poi la settimana prossima però voglio registrare il video del mio allenamento finalmente, quindi spero che vi faccia piacere questa cosa perché me l'avete chiesto in tantissimo. E adesso devo andare a aprire la porta e devo preparare la cena, vi farò vedere anche la cena perché so che prendete molto spunto dai miei vlog, dalle ricette che faccio vedere, pranzo, cena, quindi se vi fa piacere io vi faccio vedere spesso nei vlog cosa mangio, cosa cucino, oltre ai video proprio di cosa mangio sul mio secondo canale, anche qua nei vlog vi faccio vedere perché vedo proprio che prendete spunto, mi taggate nelle foto, quindi mi fa molto molto piacere questa cosa. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Cina. Ho preparato una bella cenetta per due. Ho fatto riso con salmone e zucchine, la mia specialità, ormai lo faccio sempre perché mi piace tantissimo. Poi altre zucchine e un filetto di salmone, ecco qua. E poi ci mettiamo un altro po' di salsa di soia, di tabasco. E buon appetito! Tu perché ridi? Non ti vuoi far riprendere? Non lo so, vabbè, comunque niente, non si vuol far riprendere. Comunque la cenetta spero che la gradisca. E buon appetito! Neanche la risata si può sentire, cioè non lo so, vabbè. Lasciamo stare. Dobbiamo rimanere col mistero di chi sei. Ragazzi, è buonissima la mia cenetta. È vero che è buona? Ma perché no? Anche la voce si può sentire? No, vabbè. Ho spento la telecamera, mi ha fatto i complimenti. È buono. Buonissimo. Mangiamo. Ciao, ciao. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.